Giovanni Alleli, il maestro Giovanni Alleli, che bello riaverti qui. Tra l'altro, lo ripeto, è la terza volta che ti incontro e per me è una gioia davvero grande. Ma sapessi quanto lo è per me, visto che comunque mi portate fortuna. Ormai sì? Non può mancare il mio appuntamento con voi. Davvero, ti portiamo fortuna. Vabbè, siamo contenti. Si intitola Sunrise, questo nuovo lavoro, questo nuovo figlio, chiamiamolo così, perché è un qualcosa che è arrivato con tanta gioia, vero? Sì, è un prolungamento comunque della mia anima. Sì. In qualche modo. Sì. Sì, la gioia deve essere il sentimento fondamentale che avvolge questo mio Sunrise. È uno sblocco della mia creatività, il superamento di un momento difficile e quindi un inno alla vita, un inno alla gioia attraverso la musica. Quindi Sunrise è un qualcosa che poi diventa di tutti, no? Perché poi quando la musica ti trasmette un qualcosa di così bello, quando ti fa gioire, tutti abbiamo questi momenti di buio, di incertezza. È bello poi poter sentire di poter uscire fuori, no? In questo modo, attraverso la tua musica, questo capita. Certo, io speriamo che sia così, però ho l'ambizione di pensare che questa mia dinamica interiore, questa mia alba interiore possa essere condivisa a livello collettivo. La qualcosa mi spaventa, al tempo stesso mi regala una grande bellezza. Perché ti spaventa? Perché la tua anima viene condivisa ah, con tutti, okay. Misteriosamente magari crea delle conseguenze, può andare a suscitare delle emozioni, stiamo parlando di quella musica, e quindi è veramente surreale, ma è giusto che noi recuperiamo la dimensione surreale della nostra vita. La musica come una strega capricciosa che ti ha bussato alla porta ed è tornata, tra l'altro questo tuo nuovo lavoro e anche questo suono struggente del violino e poi c'è l'orchestra. Mi racconti proprio come è nato? Sì, tutto è iniziato da un sogno che io ho fatto su un aereo mentre ero diretto a Osaka in Giappone. Dopo 2 anni in cui non ero più in grado di scrivere una sola nota da un punto di vista sinfonico, in questo sogno incubo mi trovavo in una casa del 700 buia dalla quale non riuscivo a venire fuori e una strega, la mia strega capricciosa, una donna bellissima vestita di nero con il volto bianco mi ha scosso, mi ha aggredito, mi sono svegliato di soprassalto con in testa una melodia per violino che è poi diventato il mio concerto in fa minore per violino orchestra che è presente dentro Sunrise. Poi c'è tutta un'altra parte invece di pianoforte e orchestra. Questi sono il violino orchestra e il pianoforte e orchestra sono due mondi che vanno a cercare due dimensioni differenti dell'essere umano. Tra l'altro è stato registrato al Teatro Carlo Felice di Genova e hai diretto l'orchestra, ci sono questi 60 professori d'orchestra, c'è una cosa proprio insomma molto, come posso dire, molto ricca. Sì, io poi sono molto timido, quindi trovarmi di fronte a tanti professori d'orchestra non è stato facile all'inizio, però devo dire che loro si sono avventurati con me nel viaggio attraverso queste note con una professionalità, un entusiasmo, una voglia di fare, una comunicativa che mi ha davvero commosso. Bravi professori dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. E quando senti una cosa così non vuoi mai interromperla, quindi ho lasciato che finisse completamente perché mi sembra doveroso. Giovanni Alleli, Sunrise, che meraviglia, veramente c'è tutto, secondo me sei riuscito veramente a dirci tutto. La sintesi? No, non è la sintesi, parlavo proprio di emozioni, veramente qualcosa di veramente molto forte, si sente proprio tutto quello che volevi dire. A me piace molto invece, no, non solo invece, mi piace molto il suono dell'orchestra sinfonica, questo suono vero. Non siamo più abituati, no? Al suono degli archi, i contrabbassi e così. Non lo so, mi fa respirare. E non sei l'unico che respira veramente, a volte così basta un attimo, basta fermarsi, sentire un brano del genere secondo me ti può cambiare una giornata, almeno questo è il mio caso. Tra l'altro è stato registrato anche in HD se non sbaglio. Sì, sì, è uno dei primi esempi in Europa di questa tecnica nuova di registrazione in alta definizione
e per cui si ha la sensazione di essere su un podio del direttore d'orchestra oppure seduto al pianoforte con tutti questi musicisti intorno. E com'è essere sul podio di un direttore d'orchestra, tu che lo sei? È meraviglioso, è bellissimo, bellissimo. Vero? Sì, che bello. Soprattutto quando la musica è la tua. E allora finalmente senti attorno a te la musica che almeno io avevo sentito soltanto nella mia testa. E i musicisti davvero ti sorprendono perché possono interpretare quelle note con una passione che non potevo nemmeno immaginare. Ecco, io mi sono sempre chiesta appunto che cosa si prova a stare lì a dirigere un'orchestra. Sai, poi da piccola pensavo basta fare così e loro suonano in realtà. Allora, in realtà è misterioso. Ecco, mi interessa. L'orchestra ha bisogno del gesto del direttore, questo è vero. Però quando si raggiunge quella perfezione nel rapporto e nella comunicazione con l'orchestra, ti accorgi che il gesto va da sé. Certo. E quindi il vero protagonista di tutto diventa la musica, che crea una comunicazione profonda e misteriosa tra il direttore e i professori che stanno suonando. Su GRP c'è Giovanni Allevi e beh, è veramente una magia ogni volta che vieni qua, davvero. Ma per la tua musica, ma anche per te, per come ti poni, perché è bello il tuo modo di porti, davvero. Abbiamo sentito Mosso dal concerto per violino e orchestra, appunto il violinista, mi dicevi, Marius Patira, hai diretto tu l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Tra poco ascoltiamo Symphony of Life, due parole su Symphony of Life. Beh, il recupero della nostra dimensione quotidiana. Io non penso che la quotidianità sia banale, no, per nessuno è così. Se riusciamo a vedere il mondo con gli occhi incantati della musica, improvvisamente la poesia può aprirsi di fronte a noi. Allora, Symphony of Life mi fa pensare proprio alla vita quotidiana, alle difficoltà che tutti quanti noi incontriamo, magari sul lavoro, così, però a un certo punto riusciamo a respirare. C'è ancora Giovanni Allevi che è rimasto ancora un pochino qui, che piacere, ancora davvero benvenuto, ma torna quando vuoi, perché per noi è veramente... Ma veramente, io invito chiunque a venire qui, mi dicono che c'è un'accoglienza, una gentilezza. Ma certo, ma perché? Perché è giusto che sia così. Ma allora... ma ero stressatissimo oggi. Vedi. Allora, Sunrise, questo bellissimo lavoro registrato con questa orchestra meravigliosa del Teatro Carlo Felice di Genova, che ha coinvolto non solo te come direttore d'orchestra ma anche 60 professori d'orchestra, questo lavoro che include per la prima volta un violino. Tu hai sognato questa melodia struggente con un violino e devo dire che il risultato lo abbiamo sentito proprio sulla nostra pelle, proprio a suon di brividi, ti devo dire la verità. Grazie. No, grazie a voi. Grazie davvero. Grazie e soprattutto un abbraccio affettuoso a tutte le persone che si sono avvicinate alla mia musica, mi stanno dando una grande soddisfazione soprattutto con questo Sunrise. Grazie davvero. Grazie a Giovanni Allevi su GRP.